Siamo nella sede di Torino del CCM AMREF con la dottoressa Marilena Bertini, ematologa. Buongiorno, dottoressa. Buongiorno. Pochi giorni fa è stata diffusa in maniera virale su WhatsApp una notizia falsa, assolutamente assimilabile alle fake news, alle bufale, che riguarderebbe la DEE, questa sindrome, e la correla a possibili morti, infarti in caso di vaccinazioni e ovviamente in caso di vaccinazioni da Covid-19. In un momento, tra l'altro, abbastanza così complicato, dove le persone erano preoccupate dalle trombosi occorse a pazienti subito dopo la vaccinazione con AstraZeneca. Cosa ci può dire sull'ADE, sulla DE, dottoressa? Dunque, è una sindrome che è stata riscontrata dopo vaccinazioni per dengue e per una SARS, per la SARS. Assolutamente nessuna per il Covid. È una sindrome molto conosciuta a chi si occupa di virologia e di immunologia. È un'iperreattività che si scatena in alcune occasioni, proprio dopo alcune vaccinazioni come quella della dengue e della SARS. Parlare di ADE in concomitanza con le vaccinazioni anti-Covid non è vero. Nessuno è riuscito a vedere una correlazione simile, soprattutto con i vaccini che sono fatti da mRNA, come quello Pfizer e Moderna, ma anche per quello che riguarda il vaccino AstraZeneca. Quindi non ci sono correlazioni. La bufala che è girata, sembrava essere ispirata a un'informazione data da un cardiologo, ma anche la bufala era fatta male, nel senso che c'era stata una ridisegnazione delle frasi fatte dal cardiologo che avevano un accenno diverso a quelle che invece aveva intenzionalmente dette lui, per cui non era corretto quello che diceva il cardiologo nella sua essenza e soprattutto chi l'ha messa in WhatsApp e in circolo l'ha travisata e amplificato il dato negativo. Quindi è una fake news complicata. Che però bisogna smentire assolutamente. Un'altra domanda, dottoressa. Si è osservato un calo anomalo delle piastrine nel sangue ad alcune persone vaccinate con AstraZeneca. Ci può spiegare in poche parole e possibilmente in parole semplici cosa significa e cosa implica questo aspetto? Dunque, le piastrine sono la parte del sangue, non plasma, ma parte corpuscolata, si dice, che non sono né globuli bianchi né globuli rossi, ma sono delle particelle di una cellula più grande che è presente nel midollo osseo. Le piastrine servono per la coagulazione del sangue, cioè quando un vaso viene rotto, facciamo un esempio, un taglio di coltello oppure una ferita, le piastrine si attivano e attivano quella che si chiama cascata coagulatoria e quindi servono per la coagulazione del sangue. Anche in questo caso non c'è dimostrazione che il vaccino abbia fatto diminuire le piastrine. Possono essere state verificate delle piastrinopenie che però non sono causate dal virus. Le piastrinopenie possono essere causate da tantissime condizioni, qualche allergia, qualche virosi, possono causare piastrinopenia, malattie ematologiche ovviamente, ma non il Covid non ha fatto. Non c'è assolutamente nessuna correlazione. Possono essere correlazioni causali. Io dico sempre, quando si pensa a una tossicità, bisogna sempre mettere sul piatto rischi e benefici. Nessuna terapia, nessuna, ma neanche l'acqua è priva di rischi. Se facciamo bere a un cardiopatico, a un'insufficiente renale, troppa acqua, questo paziente soffoca e sta male. L'acqua si dice tutti che bisogna berne tanta, però in alcuni casi può essere tossica. Se è tossica l'acqua, può avere una tossicità qualunque farmaco. Pensiamo all'aspirina. L'aspirina è un farmaco strausato. Può far venire perforazioni dello stomaco, può dare reazioni allergiche, però tutti la usano. Tutti la usano per antidolorifico, per antiaggregante piastrinico in casi di operazioni cardiache. E quindi anche un farmaco che sembra così diffuso, così banale, così utilizzato in tutto il mondo, può avere la sua tossicità. Adesso attribuire gli eventi che si vedono negativi in una persona che ha subito vaccino, bisogna dimostrare che ci sia correlazione causa-effetto. Non si può dire che uno è piastrinopenico perché ha fatto il vaccino. Uno è piastrinopenico perché magari lo era già anche prima per altre cause.
Ci può spiegare, dottoressa, in pa parole possibilmente semplici, che cos'è la farmacovigilanza, qual è la sua funzione e come viene posta in atto? Come dicevamo prima, tutti i farmaci sono potenzialmente tossici e però sono stati fatti per essere curativi in qualche modo e per essere benefici. Una volta che si scopre un nuovo farmaco, ci sono una serie di varie sperimentazioni. Prima c'è la fase 1 in cui viene provata su dei volontari per vedere che non ci siano tossicità maggiori. Poi c'è una fase 2 in cui si controlla che questa tossicità su una popolazione molto più ampia non sia presente e sia presente l'efficacia. Poi finalmente c'è una fase 3 in cui si arruolano molti pazienti, magari ad uno si dà un farmaco, a un altro si dà un placebo, per vedere l'efficacia farmaceutica. Ma la farmacovigilanza tiene anche molto conto di quelli che sono la tossicità a distanza. Cioè se noi prendiamo un farmaco e dopo un mese abbiamo una reazione avversa, questa deve essere segnalata dal medico curante all'AIFA e l'AIFA raccoglierà gli eventi avversi e dopo un certo numero di questi eventi avversi che siano effettivamente in correlazione con l'assunzione del farmaco, allora dichiarerà che questa sostanza può avere questo effetto tossico in una certa percentuale. Quindi è un'attenzione che per l'Italia l'AIFA, per l'Europa l'EMA, per l'America la Food and Drug Administration, l'FDA, fanno perché tutti i farmaci siano resi il più sicuri possibili. Di quella famosa bufala sull'Ade, Prescenza ne ha informato i propri lettori. Ecco, parliamo dell'infodemia, questa parola che fu coniata diversi anni fa, nel 2003, da Rothkopf, che è un giornalista del Washington Post, e poi compare in molti rapporti dell'OMS, considerata abbastanza dannosa. Ritiene che la funzione anche degli organi di informazione sia informare i lettori nel momento in cui circola su social media e WhatsApp a tutti gli effetti un social media, una notizia come quella che può davvero ingenerare inquietudine. Certo, è molto difficile contrastare queste, chiamiamole bufole, chiamiamole infodemie, soprattutto se sono ben congegnate e se hanno una parvenza di veridicità, perché ovviamente certe bufole sono tipo la terra è piatta, molta gente non ci crede. Se invece parliamo già di questa cosa molto più complicata perché è più specialistica, allora è facile che queste false notizie si diffondano e provochino panico. Credo che sia molto importante dal punto di vista giornalistico dimostrare o perlomeno spendere parole per dire che non sono vere, che sono delle bufale, perché se vogliamo veramente evitare di avere informazioni travisate, false, come vogliamo chiamarle, bisogna ricorrere alle fonti ufficiali, scientifiche. Per esempio, per i farmaci c'è l'AIFA, per altre materie c'è l'Istituto Superiore di Sanità in Italia. Poi, se uno vuole andare sulle riviste internazionali, ci sono delle riviste che hanno dei revisori molto attenti, per cui difficilmente escono delle notizie inesatte da giornali come Lancet, come British Medical Journal oppure come Nature, se vogliamo parlare più di ricerca sperimentale. Quindi rifarsi a delle fonti autorevoli, non fidarsi di quello che gira sui social media in generale. È giusto che i giornalisti che sono interessati a diffondere la verità contrastino in qualche modo le bufale, anche se mi rendo conto che è molto difficile contrastarle perché sparare una bugia è una cosa di pochi secondi, contrastare questa bugia è una cosa che richiede lunghi discorsi, che richiede lunghi ragionamenti e che spesso non viene letta nella sua interezza. Prego, Grazie, dottoressa. grazie a lei.